Buona domenica a tutti. Ecco, iniziamo la celebrazione della Santa Messa. Come sapete, non possiamo celebrare in pubblico, ma siamo qui tutti uniti nella preghiera. Ecco, vogliamo rivolgere, ognuno di noi metta la propria intenzione che presenterà al Signore. Ecco, c'è chi mi ha detto di pregare per un parente defunto, chi mi ha detto di pregare per una persona che si trova in ospedale. Ecco, ognuno di voi faccia la sua richiesta al Signore. Ecco, preghiamo con fede, come la donna samaritana che ha chiesto al Signore l'acqua viva, che sarebbe la fede, il dono grande della fede. E allora lo vogliamo invocare anche noi, lo chiediamo al Signore. Ecco, Signore, donaci una fede grande, una fede forte, per saper superare anche questi momenti difficili. Ecco, oggi qui a Greci è una bella giornata, c'è il sole. Ecco, saluto tutti gli amici, i parrocchiani di Greci, di Montaguto, anche quelli che stanno nel mondo e si uniscono a noi con la preghiera. Ecco, vogliamo elevare un coro di preghiera al Signore perché ci liberi da questo flagello. Ecco, non vedo l'ora di riabbracciarvi tutti. Ecco, alla fine faremo una grande festa, la festa della gioia, della pace e dell'amore del Signore. Ecco, iniziamo questa nostra liturgia, la terza domenica di Quaresima. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Il Signore ci ha convocati per confermarci nella fede battesimale. Apriamo il nostro cuore al prezioso dono della fede, invocando il perdono dei nostri peccati. Signore, sorgente d'acqua viva che zampilla della vita eterna, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, tempio dei veri adoratori, spirito e verità, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, Salvatore del mondo, che liberi i credenti dal peccato, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Sorgente della vita, tu offri all'umanità rialza dalla sete l'acqua viva della grazia che scaturisce dalla roccia. Cristo Salvatore, concedi al tuo popolo il dono dello Spirito, perché sappia professare con forza la sua fede e annunci con gioia le meraviglie del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: perché ci hai fatti salire dall'Egitto per far morire di sete noi, nostri figli e il nostro bestiame? Allora Mosè gridò al Signore dicendo: che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno. Il Signore disse a Mosè: passa avanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il vino e va. Ecco, io starò davanti a te sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà. Mosè fece così sotto gli occhi degli anziani di Israele e chiamò quel luogo Massa e Meriba a causa della protesta degli israeliti e perché misero alla prova il Signore dicendo: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore.
Ascoltate oggi la voce del Signore e non indurite il vostro cuore. Venite, cantiamo il Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Entrate prostrati, adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. E Lui il nostro Dio, il noi popolo del suo pasto, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Se ascoltassi oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Fa. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, salvi nella speranza della gloria di Dio. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi. Ora assento, forse qualcuno osserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode a te, o Cristo, Re. Dammi dell'acqua viva, perché io non abbia più sete. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni, gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere l'acqua e dice Gesù, dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibo. Allora la donna samaritana gli dice, come mai tu sei giudeo e chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna, Signore, non hai un sete, il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse un grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi di quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice, va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna, io non ho marito. Le dice Gesù, hai detto bene, io non ho marito. Infatti, hai avuto 5 mariti e quello che ora hai non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gesù gli replica la donna, Signore,
vedo che tu sei un profeta, i nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice, credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora ed è questa, in cui veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano, Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna, so che deve venire il Messia chiamato Cristo, quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù, sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente, venite e vedete un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andarono da lui. Intanto i discepoli lo pregarono, Rabbi mangia, ma egli rispose loro, io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandarono l'altro, qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già verdeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio, uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato, altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava, mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quanti samaritani giunsero da lui lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano, non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ecco, facciamo una breve riflessione su questa bella pagina del Vangelo. Avete ascoltato, Gesù incontra questa donna presso un pozzo. Ecco, nelle zone di Gesù c'è siccità e quindi avere un pozzo, avere l'acqua è una grande fortuna. L'acqua, cari fratelli, come anche per noi, è vita. E proprio per questo motivo abbiamo bisogno di acqua. E perciò abbiamo bisogno di pozzi. Anche per questo motivo l'acqua, la sete, diventano metafore profonde della condizione umana, soprattutto dei suoi desideri. Infatti viviamo anche di desideri, di speranza. Abbiamo fame e sete di vita, di futuro, di un bene che compie la nostra vita. Alla donna avete ascoltato, Gesù rivela che a dissetarci davvero è solo il dono di Dio, non è l'acqua materiale. Infatti Gesù le dice, se tu conoscessi il dono di Dio, a questa donna che è corsa dietro a tanti uomini senza incontrare lo sposo vero, avete ascoltato, Gesù si rivela come colui con il suo dono può colmare per sempre la sua sete. Ecco, a volte noi corriamo, tutti quanti noi, contro, ecco, incontro alle lusinghe del mondo.
ma dobbiamo andare incontro al Signore che ci dona l'acqua. Avete ascoltato l'Apostolo Paolo che cosa ci dice? Che l'amore di Dio è lo Spirito Santo che il Signore ha riversato nei nostri cuori. Ecco questo grande dono, il dono dello Spirito Santo. Vogliamo invocare Gesù, vogliamo invocare il Padre perché ci doni lo Spirito Santo. Signore, donaci il tuo Spirito e ci basta. Nel dono di Dio, che è lo Spirito, è dentro di noi e noi diventiamo suo tempio, sua dimora. Avete ascoltato Gesù? Non esiste un luogo preciso dove possiamo contenere la potenza, la gloria di Dio. Questo luogo, cari fratelli, siamo noi, che dobbiamo adorare il Padre in spirito e verità. Ecco, con queste verità di fede continuiamo la nostra celebrazione eucaristica e durante questa celebrazione vogliamo pregare per tutte le persone che sono sole, per tutti gli ammalati, per coloro che stanno sperimentando questa nuova malattia, il coronavirus, che il Signore ci liberi al più presto. E una raccomandazione che faccio a tutti, ecco, cerchiamo di stare il più possibile in casa e di rispettare le regole e le norme che ci sono state impartite per evitare la diffusione di questo virus. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese all'Inferno, il terzo giorno risuscitato da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, nel cammino verso la Pasqua sostiamo oggi presso il pozzo dell'acqua viva che è il Signore. Ristorati con la sua parola, eleviamo al Padre la nostra preghiera, diciamo insieme: dissetaci Padre con l'acqua del tuo Figlio, dissetaci Padre con l'acqua del tuo Figlio. O Padre, dona alla tua Chiesa santità e forza, concedi di essere sempre tuoi fedeli adoratori in spirito e verità, preghiamo, dissetaci Padre con l'acqua del tuo Figlio. O Padre, infondi coloro che hanno compiti di governo la conoscenza della vera necessità delle persone loro affidate, preghiamo. Dissetaci, Padre, con l'acqua del tuo Figlio. O Padre, consola chi non ha speranza e chi non ha pace, mostra loro il tuo sguardo sereno e benigno, preghiamo. Dissetaci, o Padre, con l'acqua del tuo Figlio. O Padre, proteggi le nostre comunità, donale il desiderio di servirti e di testimoniare la gioia del tuo regno, preghiamo. Dissetaci, Padre, con l'acqua del tuo Figlio. Padre Santo, questa è la nostra preghiera, donaci sempre la sede dell'acqua viva che solo il tuo Figlio può darci e rinnova in noi la grazia del battesimo per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza, benedetto nei secoli. Pregate ai fratelli e sorelle perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Per questo sacrificio di riconciliazione perdona, Signore, le nostre colpe e donaci la forza di perdonare i nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con noi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta nostra dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio di potente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli chiese alla Samaritana l'acqua da bere, quando già le aveva fatto dono della fede, e di questa fede ebbe sete così viva che accese in lei la fiamma dell'amore di Dio. E noi uniti a noi ti lodiamo, ti rendiamo grazie, uniti agli angeli e ai santi, celebriamo la tua gloria. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e queste grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice e disse grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Sergio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettiti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo,
con gli apostoli San Bartolomeo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, siamo dire, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria di sé. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardate i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che togli i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Preghiamo. O Dio che ci nutri in questa vita con il pane del cielo pegno, nella tua gloria fa, che manifestiamo nelle nostre opere le realtà presenti nel sacramento che celebriamo, per Cristo nostro Signore. Ecco, prima di dare la benedizione, ecco, vi saluto con tutto il cuore, con affetto, ecco, vi sono vicino con la preghiera, ecco, in questi giorni veramente stiamo intensificando la preghiera, allora veramente il Signore la voglia ascoltare. Preghiamo con fede che certamente il Signore ci ascolterà. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore, con gioia andate in pace e buona domenica a tutti. E a Madonna vi accompagna.